Quando il gioco si fa duro, i duri entrano in gioco. L'Avellino, reduci da due sconfitte consecutive, mette nel mirino l'Ascoli. Tocca a Gigi Castaldo tracciare il punto sul momento in casa biancoverde. Nessun dubbio su come si possa uscire da un momento oggettivamente delicato. Sicuramente col lavoro. Col lavoro è l'unica medicina che conosciamo. Sappiamo che non stiamo attraversando un buon momento, quindi sabato ci aspetta un'altra partita difficile, quindi dobbiamo lavorare tutta la settimana per cercare di tornare da Ascoli con un buon risultato. L'attaccante perentorio sui traguardi a cui deve ambire il lupo. Non qualificarsi ai play-off conquistati nella scorsa stagione sarebbe un passo indietro, difficile da digerire, ma ora la priorità è un'altra. E risponde al nome di permanenza in categoria. Ma rispetto a quello che abbiamo fatto l'anno scorso sicuramente sì, però io gli obiettivi magari qualcuno li fa a inizio anno. Noi adesso la classifica dice che abbiamo 40 punti e meno 10, 9, 10 dal primo obiettivo, che è quello che ritengo più importante. Perché la salvezza, qualcuno parla ancora di playoff, noi ci mancano 9 punti per raggiungere la salvezza, poi vedremo quante partite rimarranno per cercare di raggiungere l'altro obiettivo, però concentriamoci sul primo obiettivo, che è quello della salvezza. E allora, sotto quei marchigiani, 8 punti nelle ultime 5 partite. L'imperativo è imporre la propria voglia di riscatto per sfruttare la possibile discesa che il calendario sembra proporre dopo il match del Duca. Ma un avversario che vorrà far risultato, perché comunque gioca anche in casa, ma noi, come detto prima, attraversiamo un momento difficile e vogliamo continuare a fare quello che facciamo qualche partita fa. Tornare da Ascoli con un risultato positivo ci può spronare, anche perché poi dopo abbiamo due partite in casa, quindi veramente ci possiamo rilanciare, quello sicuro.